Carissime e carissimi, buongiorno. Per chi non mi conoscesse, sono il dottor Luciano Figus. Ho 42 anni e sono singles. Provengo da una famiglia umile ma onesta. Sin da piccolo i miei genitori solevano dirmi: "Tu, Luciano, sei destinato a fare grandi cose nella vita." E io ci ho creduto. Mi sono rimboccato le maniche. Ho studiato come un matto fino a esaurirmi. Dopo il liceo mi sono laureato in economia politica col massimo dei voti. Poi ho frequentato un master per diventare esperto di macroeconomia. Terminati gli studi, ho sentito una forte voce dentro di me che sussurrava: "Luciano, lanciati nel fantastico mondo della politica." E io così ho fatto. Ho sentito una vera e propria vocazione, pura, disinteressata. Ho iniziato a vivere la politica come una missione. Con spirito di sacrificio mi sono fatto le ossa. Dapprima come consigliere comunale del mio piccolo grande paese, Nuraxi Figus, Figus come me. Poi come assessore alle politiche assistenziali. Nelle ultime elezioni comunali mi hanno eletto sindaco con il 91% dei voti. Un trionfo. Ora sento che è arrivato il momento di scendere in campo nazionale. Intendo mettermi a disposizione degli italiani. Ebbene, con profonda emozione, annuncio la mia candidatura alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano. Diciamo basta alla vecchia politica, improvvisata e pasticciata, alla politica dei bonus, dei contentini dispensati senza logica, senza costrutto. Occorre cambiare marcia, occorrono nuove idee, nuove soluzioni, occorre maggiore consapevolezza e senso di responsabilità per risolvere gli annosi problemi dell'Italia che attanagliano l'Italia. Vi propongo non un banale programma elettorale, ma delle innovative ricette. Ve ne illustro giusto qualcuna, le più gustose. Ricetta per combattere la disoccupazione. Gli ingredienti sono solamente tre. Prendete nota. Primo, avere una grande voglia di lavorare. Secondo, farsi venire un'ottima idea imprenditoriale. Terzo, trovare i soldi necessari per realizzarla. Sappiate che ci sono le banche, che prestano i soldi. Amalgamando bene questi tre semplici ingredienti e magari aggiungendo anche un pizzico di fortuna che non guasta mai, il risultato è garantito. Beh, che ne pensate? Io la trovo un'idea assolutamente geniale. Ma io ho pensato anche alla categoria dei lavoratori stanchi. Chiunque deve avere il diritto di potersi staccare dal lavoro e prendersi una pausa per potersi dedicare interamente a se stesso. Io intendo sostenere con un assegno di mantenimento di 1.000 euro e per un massimo di 60 mesi qualunque cittadino lavoratore che si metta in aspettativa anche per futili motivi. Io credo che sia giusto tutelare il disoccupato con reddito di cittadinanza, ma è altresì giusto tutelare il lavoratore che si è stancato di lavorare. Invece, per chi intende continuare a lavorare, proporrò un disegno di legge
che preveda un salario minimo garantito di 2.500 euro netti al mese, a prescindere dal tipo di lavoro svolto. Ve ne sparo un'altra. Con me al governo i carburanti per un anno costeranno solo 1 euro al litro. Abolirò tutte le tasse, IVA e accise. Ah, come avete capito, io voglio bene agli italiani e se me ne darete l'opportunità, li farò tutti felici, uomini e donne, giovani e anziani, tutti. Sono sicuro che molti di voi si stiano chiedendo: ma Luciano Figus, con quale movimento, ma con quale partito si candida? Con nessuno, Luciano Figus corre da solo. D'altronde, modestamente, posseggo due belle gambe forti che mi permettono di correre veloce. A me fanno schifo le ammucchiate, gli intrallazzi, le alleanze di comodo. Io non mi colloco né a destra, né a sinistra, né al centro. Io mi colloco in alto. Io rappresento il nuovo. Io sono incorruttibile. Non ho un prezzo e non sono in vendita. In definitiva, care elettrici e cari elettori, vi chiedo la fiducia per raggiungere Roma, il luogo del potere. Il 25 settembre tracciate una bella croce sul mio simbolo, questo, che troverete nella scheda elettorale. Non vi deluderò, ve lo prometto. Grazie, grazie. Ma quasi quasi i baffi me li lascio. Mi donano. Beh, ho giocato ovviamente. Naturalmente ogni riferimento a cosa o persone è puramente casuale. Ciao.